mai arrendersi, così diceva il mio primo allenatore, conoscitore della lingua italiana, come avrete capito, una lingua che poi... Come dello sport su cui allenava, no? Esatto, giocavamo a pallone, e lui punto. Aveva questo... A pallone? A pallone, o a pallone se sei francese. Esattamente, perché... soprattutto a pallone. La seconda cosa che diceva spesso è mai annascondervi, certo. Nel senso giusto che non ti dovevi mettere paura degli avversari ma li dovevi contrastare correttamente. Però poi arrivava anche, siccome uscivano i primi termini inglesi, purtroppo oggi se ne è fatto un abuso. No, non è che se ne è fatto un abuso, è un progetto mentale, psicologico, di lavaggio del cervello per inserire l'inglese come forma di comunicazione essenziale. È uno e sbaglio. Quindi ragionare all'inglese è una trappola, esattamente. È una trappola, perché noi abbiamo la lingua, una trappola, è una lingua nostra ricca che potrebbe provvedere a sostituire spending review con revisione della spesa, che capiscono da Enna abbia del grasso, quindi io non lo capirò mai questo. Esattamente, ma lo scopo è quello. Allora, abbiamo già detto prima, abbiamo parlato prima di Costituzione e tu ci hai detto che hai scritto anche un libro sulla Costituzione a fumetti, sì, che dovrebbe essere regalato non ai bambini, ma agli adulti, perché gli adulti sono peggio dei bambini. Già quel poco che capivano prima, adesso gli hanno tolto anche quella capacità di comprensione. Io sono dell'opinione che il fumetto sia di aiuto, perché la televisione, aggiunta alla radio, impedisce alle persone di leggere. Ricordatevi tutto che il leggere è il cibo della mente. Esattamente. Ci vogliono ignoranti, perché l'ignorante viene obtorto collo, controllato e messo sotto. Più cose noi riusciamo a sapere, meglio possiamo aiutare chi governa, perché io sono d'accordo con Kennedy che non è il governo che deve pensare a noi. Dateci l'opportunità agli italiani di suggerire al governo cosa fare. Posto che esista un governo, laddove questo non esiste, perché un governo privo di legittimità come quello, perché qui abbiamo delle teste di cazzo che governano senza avere avuto nessuna supporto legittimità, elettorale. Come se supporto elettorale, quindi non governi, in realtà sono dei portavoce di altri, diciamo pure che quegli altri sono i finanzieri. Okay. Andiamo avanti. Più che la mia di intervista è la vostra. È un incontro. Comunica tra di loro. È un cocervo che una volta all'arbitro gli dissi, siccome giocavo a pallone da professionista in Sicilia, 2-2, 3-3, bellissima partita. E allora passo vicino all'arbitro, questa partita è talmente bella che dovrebbe. È talmente bella che se potessimo fare il coacervo dei calci d'angolo, lei cornuto a me non me lo dice, ma dolci, esca dal campo, no, sì. Guardi che coacervo vuol dire somma totale, somma... È naturale. E poi avrebbe no, voluto rimasto... dire cornuto. Sono rimasto in campo e lui pure con la sua ignoranza, perché all'epoca mia si sommavano i calci d'angolo, perché giocavamo nei cortili piccoli, quindi non si potevano tirare. Tre calci d'angolo si tirava un calcio di rigore. Questa certo, è la storia bello. Del calcio fatto per la strada, il fatto calcio in famiglia è fatto bello. Non fatto adesso. Qual è l'unica professione dove non c'è un esame? Qual è l'unico oggetto che non viene la venduto? Politica. No, allegato con le istruzioni. Il giocatore di calcio non fa nessun esame sulle 17 regole e ancora peggio nessuno gli spiega che cos'è il concetto di lealtà sportiva, così come si evince dalle carte federali. Mettetelo nel regolamento come presupposto di base, perché la lealtà è fondamentale se vuoi fare lo sportivo, e il pallone viene dato senza le istruzioni allegate, Puma, Adidas, chiunque voi siate, le istruzioni. Torno al fumetto, io nell'82 ho fatto il calcio a fumetti e sono stato il primo a fare un libro, che c'erano le foto che rappresentano la realtà e il fumetto, che è la casa che non c'è, è Peter Pan moderno, che è così, è nutrito dall'immaginazione e ti aiuta a capire le regole, anche le più astruse come quelle della Costituzione. Certamente. La mia proposta che faccio, siccome basta scrivere al sito, pare che le leggano, e di inserire all'articolo 5 attuale della Costituzione, che dice la Repubblica Italiana tutela le minoranze linguistiche secondo le norme vigenti, punto. Ma è del 47,
Allora io suggerirei, perché io già ho scritto e lo dico nelle radio di Roma, in televisione, che tutti possiamo scrivere, se siamo d'accordo, la sostituzione allargando il concetto, mettendo l'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica Italiana che, virgola, comunque, virgola, quindi rafforzo, tutela le minoranze linguistiche secondo le norme esistenti. Riprendiamoci la nostra italianità, torniamo ad essere... Quella che ci vogliono togliere. No, cioè sono quasi riusciti. Esattamente, ma ambiguamente, anche inserendo anno dopo anno o mese dopo mese una nuova parola inglese nella formulazione di idee, posto che ci siano, e di parole soprattutto nella bocca di questo testa di minchia che attualmente è il Presidente del Consiglio. Io vorrei non fare politica ma parlare a tutti gli italiani. Sì. Io ogni volta che vado a parlare, sono stato ricevuto da Napolitano, è uscito un bel discorso che stiamo uccidendo la lingua italiana, detto da lui, e io l'ho avallato perché conosco giornalisti che se il giorno che gli dici che è la maturità classica pensano che sia un dolce francese. Esattamente. La maturità finisce con esattamente. Allora, detto questo, io non sono di destra, non sono di sinistra, mi reputo una persona che è orgogliosa di essere italiano, che viene da una famiglia di magistrati quando la legge veniva applicata, quando la legge c'era. Bravo. Allora vorrei che tutti gli italiani di destra o di sinistra, io sono stato in dei comuni dove d'accordo col sindaco ho invitato il contraltare, perché è difficile che ti possano contraddire se dici ridatemi la mia identità di italiano. Nessuno può far, nemmeno chi fa finta, però nessuno lo affronta ai livelli giusti. E questo, io continuerò a fare questa mia guerra personale con chiunque io parli, perché è giusto che ritorniamo tutti, ma siamo il paese che abbiamo le più belle vestigie del mondo, abbiamo il più buon cibo del mondo. Che stanno distruggendo gradualmente e sistematicamente. Abbiamo i vini, io sono astemio, ma mi dicono che hanno fatto passi sì. enormi. Il mio più caro amico è Lustrascarpe, lo intervistano tutte le radio, le televisioni, perché ti fa delle scarpe che nessuno ci crede che siano di 30-40 anni fa, e in più possiamo veramente offrire turismo in cambio dell'acciaio. Io questo lo dissi 30 anni fa al presidente dell'IRI. Ma è quello che non vogliono fare. Ho capito, ma io perché non in Italia viene boicottato nella sostanza il turismo? Se ne parla tanto, ma nella sostanza viene boicottato. Perché il progetto lo conosciamo. Bastava vedere ieri sera Striscia la notizia. Le fontane di Roma. Ecco, basterebbe vedere quello. Io le vedo perché giro col motorino, le tocco con mano, perché io non uso il computer per scrivere o fare l'articolo, io voglio vedere. Invece ormai si utilizzano tutti il computer e non si sa dov'è la verità. Esattamente. Quando fu intervistato a Gigi Marzullo, io dissi, io ho 4 figli, abbiamo perso molti capelli e molte diodrie per laurearci, abbiamo 6 lauree che non servono a nulla, però la quotidianità ti mette davanti a delle problematiche che provi a risolvere nella tua tana. Con la esattamente. Tua... Lei che fa? Premio un pulsante, internet, la cantante che ci ha accompagnato al piano, premio pulsante internet. Chi ci dice che quella sia la verità? Esattamente. È uscito ultimamente che uno di questi grandi gruppi ha falsato quelle che erano le valenze delle azioni. Certo. Cioè, giocano come al Monopoli. Esatto, ma il Monopoli è più serio perché c'è l'occhio attento degli altri giocatori. Qui no, non c'è nessuno che io viene sono contro un mondo esasperatamente tecnologico. Io rivoglio la mia umanità, rivoglio Leonardo da Vinci, rivoglio i grandi geni pensatori. Ci sarebbero se non vengono in Cipecchio. Basta fare un giro per gli artigiani italiani. Esattamente. Invece noi sentiamo trasmissioni di come si cucina in Italia, ci devono dire come si cucina in Italia. Si inventano pranzi non solo, non hanno senso. Non capito? Solo, ma hanno fatto una truffa, anche mi pare di averlo visto su Striscia la notizia di ieri. Ci hanno fatto vedere che hanno truccato anche l'ultimo concorso degli chef. Sì, oltre adesso vediamo se corrisponde al vero. Sì, c'è un bellissimo libro scritto credo da un polacco che si chiama È lui, è
tornato e immagina che Idri a 52 anni si trovi oggi senza sapere che è la televisione, che cosa da dire. Ma c'è un cretino che mi spiega come fare a me il filetto, poi allora cambio programma dopo aver capito come funziona il televisione. Trovo un altro imbecille che mi dice di come fare il filetto diverso da quello. Ma che cos'è che la televisione è diventata? Esattamente, è questo, è quello che deve essere, di quello che deve essere. Io volevo fare una trasmissione su Rai 1 dedicata alla lingua italiana. Ho scritto una lettera al responsabile, conoscevo il padre Andreazza, un signore. Mi ha risposto, gentile, dopo 15 anni, 15 giorni, che la lingua italiana non rientra nella mission. Mi sarei ammazzato. Questa è proprio la contraddizione nei termini, no? Certo. Poi mi devi spiegare, perché scrivono pubblicità. Finisce, di nuovo il quadratino, parlo della RAI che è nostra, e subito dopo c'è un altro spot che pagherà alla SIPRA qualcosa in più. Esatto. Non ci prendete in giro, non ce lo meritiamo. Non ce lo meritiamo, ma loro lo fanno, questa è la... e nella misura in cui noi glielo permettiamo, noi ce lo meritiamo alla fine. È tutto falso, è certo che... è tutto falso. Mi avevano invitato quando nacque a cominciare bene, volevano farmi diventare, bontà loro, il nuovo professor Cutolo. Eccolo. Un signore napoletano, uomo di una simpatia estrema e di una cultura vastissima. Allora il numero di prova c'era la Dicenta e c'era Carrani. La prima volta facciamo il numero di prova e lei mi presenta come tuttologo. Allora, siccome era in diretta la ripresa, io dico: guardi, io mi dispiace contraddire la mia graziosa collega, però per me il tuttologo è colui che ha un'infarinatura di tutte, una conoscenza di assolutamente nulla. Io non ho nemmeno la farina, cioè io sono come voi all'ascolto quando il conduttore permetterà di dare delle risposte alle problematiche che quotidianamente lui affronterà, io dirò la mia, ma voi siete milioni, è evidente che poi si troverà un punto dove la maggioranza può dire. Il giorno dopo si fa la puntata regolare, era i rapporti della persona che ha la suocera dentro casa. Allora parla, intervista giustamente Carrani, quelli del pubblico, salso un ragazzo giovane che parla per oltre 4 minuti. Parlare 4 minuti in televisione è tantissimo, specie se è monotono l'argomento, se vari, se, come adesso parli di calcio, di lingua, già può andare meglio. E dice, alla fine finisce, pubblicità. Siccome, come ho detto prima, io faccio il giornalista perché vado a chiedere, ho detto: scusa, ma tu quanti anni c'hai? 19, ammazza, già c'hai questi rapporti con tua sorella, io non sono nemmeno fidanzato. E come ti sei permesso di prendere in giro mia madre? Come tua madre? Mia madre ci sta sentendo. Tu non sai nulla di quello che ti ha chiesto il presentatore. Certo. Devi andare, ma così mi vedono, non ti devono più vedere a te. Ho detto a Garrani, ho detto: beh, oramai abbiamo registrato, ho rifiutato il contratto, perché fatto ho detto benissimo. Non prendiamo in giro la gente. Io sono convinto di meritare rispetto perché te lo do. Certamente. Per cui voglio la parità. Certo. Poi sei più intelligente, più bravo, va bene. Però non mi fa passare che io sono ignorante. Sei un truffatore come l'attuale presidente del Consiglio e tutte quelle che gli danno retta. E con questo, se hai qualcosa da aggiungere, se no chiudiamo perché abbiamo fatto una bella intervista. Io dico semplicemente che sono a disposizione di tutte, scuole comprese, per quanto concerne l'educazione stradale che io proposi alla Moratti come materia aggiuntiva, ma come branca anche dell'educazione civica, che è fondamentale. Perché a Roma vedo gente muscolosa con i tatuaggi che non si alza per far sedere magari una signora incinta. Esattamente. E allora le dissi: vede, è solo una questione di rispetto e di buonsenso. Certo. Rispetto per le norme, quindi il codice dello Stato, il vivere sociale. Per quanto invece concerne il buonsenso, mi rifaccio al mio collega scrittore che è il più bravo, Alessandro Manzoni, che ha fatto i Promessi Sposi, che per me resta il giallo più bello del mondo, che diceva: il buonsenso c'era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Comune, bellissimo. Riflettete, e grazie dell'ospitalità. Ok, a presto.